Preservare i presidi locali, valorizzare le eccellenze. Con questo scopo, la condotta Peligna di Slow Food ha voluto omaggiare gli alpini di Sulmona con il dono di una targa di riconoscenza e i confetti, simbolo enogastronomico del territorio. Un gesto che premia l'impegno dei volontari dell'ANA in prima linea per l'emergenza pandemica in atto. Dall'assistenza alla popolazione per i beni di prima necessità, soprattutto nella prima ondata, fino alla campagna di screening di massa. Ma tante sono state le occasioni. Il grande cuore alpino, quindi, non è passato inosservato, come a dire, chi semina raccoglie, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti. Nella targa si legge che il ringraziamento va agli alpini per la riconoscenza e l'impegno reso alla collettività. Ci tenevamo in modo particolare a comunicare questa nostra idea, questo nostro modo di ringraziamento nei confronti del vostro gruppo che è sempre presente sul territorio sempre e quindi anche questo ci accomuna perché comunque noi siamo un'associazione che si occupa appunto di preservare le biodiversità e i presidi locali, appunto è una delle nostre Mission. priorità. E quindi vogliamo, dimostrare tutta la nostra riconoscenza in questo periodo che è particolarmente, insomma, preoccupante per tutti. Siamo tutti preoccupati, insomma, per questa situazione. Però, comunque, nonostante tutto, cerchiamo comunque di essere presenti e di fare attività. Ringrazio la vostra associazione per il presente che avete voluto, di cui ci avete voluto fare omaggio, non tanto per il valore materiale in sé, ma per il valore affettivo, perché ripaga tanti sforzi che i volontari fanno da un anno a questa parte con solerzia, con abnegazione e quant'altro. Quindi diciamo, questi sono sempre momenti in cui è piacevole ricevere dei gesti di questo tipo che ti spingono sempre a fare di più. Però allo stesso modo io volevo anche, non a caso ho voluto invitare il dottor Santarelli, che oltre ad essere un nostro nuovo associato, anche un nostro nuovo volontario di protezione civile, che dall'inizio dell'emergenza Covid in prima linea e ancora adesso si sta prodigando per quanto riguarda il discorso dei test rapidi antigenici che portiamo avanti all'ex caserma Cesare Battisti. Oltre a ringraziarlo, ringraziare lui e tutti i nostri volontari, vorrei invitarlo anche qui a